E sapete a chi dobbiamo questa scoperta soprattutto? Ai pescatori, che hanno cominciato a mappare queste zone e le evitano. Perché? Molti di loro ci hanno perso la vita. Cosimo Troiano aveva 26 anni, quando la sua barca, l'Orca Marina, è affondata, pescavano a strascico. Mare, calma piatta. Era il 1998, marzo. Una serata ideale per pescare a strascico. A circa 90 metri di profondità, le reti incappano in un ostacolo. La barca improvvisamente si capovolge e Cosimo Troiano rimane imprigionato all'interno. Il suo corpo verrà recuperato dai sommozzatori del Consubi della Marina Militare 4 mesi più tardi. Cosa fanno i sub del Consubi? Girano anche un filmato a 90 metri, filmano i container e questo filmato rimane in un archivio dimenticato. Questo è soltanto un esempio. Potrei parlarvi di altre navi, di altri riferimenti cartografici. Ce ne sono tante, veramente facciamo fatica a contarle. Le abbiamo segnalate, ovviamente, dobbiamo ringraziare le comunità di pescatori da San Benedetto del Tronto, nell'alto del Rimedio Alto Adriatico, a Manfredonia, a Monopoli, a Molfetta soprattutto, e poi Gallipoli. E poi tutta la costa tirrenica, da Cetraro fino a Capo Spartivento, la comunità dei pescatori, ma ci sono navi che sono state affondate anche in Sardegna, nessuno ne parla. Pare che il problema sia stato legato soltanto a una piccola parte del Tirreno, poche navi, adesso magari neanche più quelle, perché secondo la teoria di questo governo non ci sono navi, eppure i rifiuti più pericolosi spariscono in questo modo. E non sono stati andati a finire soltanto col progetto Urano, di cui magari qualche collega più tardi, non so se ve ne parlerà, ovviamente, ma quindi sotto una strada, la Gruia Bosaso, no? Ma anche appunto nel mare nostro, nel mare Mediterraneo. Ho ripreso in mano questa inchiesta, mi ero occupato l'ultima volta nel 2007, perché, tra l'altro, mi hanno interpellato degli amici, dei conoscenti, molto preoccupati, perché alcuni sono medici, medici di base, alcuni sono pediatri. Sto parlando di tecnici, tra virgolette, che lavorano sparsi in tutta Italia, soprattutto sulle zone costiere, e mi segnalavano già da diverso tempo che uno strano innalzamento di neoplasie maligne, di patologie tumorali, di malformazioni, soprattutto nei bambini. Eppure in questo paese, nel nostro paese, non si fanno seriamente ricerche epidemiologiche, che darebbero un quadro della situazione molto più approfondito. Non si fanno screening sulla popolazione, non si interpellano enti scientifici super partes, ad esempio. Questo non è catastrofismo. Non è catastrofismo. Aver scoperto nella più importante centrale nucleare italiana in fase di smantellamento, Caorso, ripeto, questo tipo di attività affidata a una società di nome Ecoget, è inquietante. È inquietante. Perché ci lascia immaginare, ci fa capire quale sia la situazione. Cioè queste navi, questi container, questi rifiuti non sono stati affondati perché lo hanno deciso le organizzazioni criminali in Italia o in Europa. No, le organizzazioni criminali hanno avuto un ruolo, a mio avviso, marginale. Hanno prestato la manovalanza, ci hanno guadagnato un sacco di soldi. Ma io vorrei capire, ma è una domanda retorica, io vorrei capire, ovviamente ci siamo intesi, no? Che siete molto, molto sensibili, quindi non ho bisogno di spiegarlo più dettagliatamente in questa sede, ma lo faremo più in là. Quali sono le responsabilità? Io mi interesso, guardate, sì, importante la criminalità organizzata, la mafia che spara, che uccide, le estorsioni, anche usura, queste cose qui, sfruttamento della prostituzione. Però io mi occupo di un altro tipo di mafia, la mafia dei colletti bianchi, la mafia delle massonerie, la mafia che sta nei palazzi di governo. Io sono un giornalista a contratto con un grande quotidiano italiano, Lo Stampa, La Stampa di Torino, della Fiat, avete presente? Sono a contratto dal 2008, ho fatto il freelance per molti anni, decenni, e poi c'era il buon caro Giulio Anselmi, con cui ho lavorato all'Espresso, mi ha chiesto di dare una mano, insomma. Quindi dal 2008 ho cominciato a fare inchieste anche per La Stampa.
A un certo punto mi sono ritrovato in una situazione molto strana, che ha connessione ovviamente con questa vicenda, quando mi è venuto in mente di fare un salto in Sicilia, una terra che amo, e ci vado spesso non solo per lavoro, e ho scoperto che il nostro presidente del Senato, Schifani, era interessato, anzi stava sponsorizzando direttamente la realizzazione di una strada, di una superstrada, che avrebbe massacrato definitivamente l'unico bosco protetto che hanno ancora in Sicilia, il bosco della Figusta, e un'area archeologica. Pensate, Schifani, sapete, organico alla mafia, già in attività e in affari con la mafia dei primi anni Ottanta, come è noto, seconda carica dello Stato, ma questo ci dice il degrado istituzionale di questo paese, non reagiamo neanche più a queste cose. E questo signore Schifani, che è stato nominato cittadino onorario di Corleone, ha saputo di questo mio interessamento. Ho girato per 2 settimane in Sicilia a fare domande, poi sono andato dal direttore, dall'ingegnere dell'ANAS che ha fatto il progetto. E sapete qual è stato l'escamotage per evitare anche le valutazioni di impatto ambientale, perché comunque un bosco, un'area protetta, un'area archeologica, hanno spezzettato in vari lotti questo progetto e sono partiti praticamente da lotti terminali. E quindi mettere poi, ovviamente, l'opinione pubblica, gli ecologisti, i naturalisti, quelli che hanno ancora a cuore la terra, madre natura, di fronte al fatto compiuto. Come si può impedire la realizzazione di un'opera pubblica ultimata, penso, all'80%, se manca l'ultimo lotto che va a intaccare proprio il bosco della archeologia. Padrino di questa operazione, Schifani, il signor Schifani, ha saputo di questo interessamento e mi ha invitato a Palazzo Giustiniani, qui a Roma, alla festa del ventaglio. Sono stato invitato, pesce fuor d'acqua, ci sono andato e ho parlato con il signor Schifani, e il quale, alla fine del nostro breve colloquio, mi ha consigliato di andare in vacanza. Per farla breve, epilogo della storia, da allora il mio lavoro si è interrotto senza una spiegazione da parte della direzione del giornale. Il nuovo direttore Calabresi non mi ha dato ancora una spiegazione, ovviamente. E quella inchiesta che era stata concordata col giornale non è mai stata pubblicata. Così come le inchieste sulle navi di veleno. Su queste situazioni, guardate, ma perché ci deve essere un interessamento della radio di Stato australiana, la SBS, oppure dei colleghi tedeschi o francesi o inglesi o americani? Per quale ragione? Invece nel nostro paese c'è la disattenzione più grande, più totale. Sì, qualcosa è uscito, insomma, qualcosa si è detto, ma vi assicuro che abbiamo appena accarezzato la cima dell'iceberg di questa situazione. Io non sono abituato a disegnare scenari catastrofici. Sto sporando perché mi hanno detto 20 minuti. Quando volete interrompo, perché potrei andare avanti a oltranza, ma gli dirò ancora qualche minuto, vi assicuro. E non riesco a capire per quale ragione su questa tematica non ci sia un approfondimento di testate importanti, perché la spiegazione è semplice, perché in Italia non esistono più editori puri, meno che meno poi della televisione di Stato, no? E anche della RAI, di mamma RAI. Io sono un collaboratore della RAI, faccio delle cose particolari. C'è una cosa adesso con Minoli, su una strage di Stato anche, ma è un'altra vicenda quella. Non riesco a capire perché non c'è un input a fare inchieste a 360 gradi, ad analizzare e focalizzare questo problema fino in fondo. E sono davvero preoccupato per lo stato di degrado di coloro i quali fanno questo mestiere, cioè il giornalismo italiano, è a pezzi, non ha più alcuna credibilità. Pensate, De Benedetti, ci ho lavorato con De Benedetti, sia Repubblica che l'Espresso. Quando ho scoperto che De Benedetti aveva creato una società che si chiama Sorgenia e realizza illegalmente in Italia rigassificatori, ne vogliono fare in aree protette. È una cosa pazzesca. E pensate, ovviamente, i giornali di riferimento non ne parlano assolutamente. Io ho chiuso la mia collaborazione con l'Espresso nel 2006, proprio per questa ragione, quando sono andato a toccare calo degli interessi della famiglia De Benedetti. Pensate. Avevo chiuso con Panorama un po' prima, ovviamente con Berlusconi. La chiudo qui, ovviamente. Per dirla con Gandhi, alle parole devono seguire le azioni. Quindi, sulla testa. E grazie.
E sapete a chi dobbiamo questa scoperta soprattutto? Ai pescatori, che hanno cominciato a mappare queste zone e le evitano, perché molti di loro ci hanno perso la vita. Cosimo Troiano aveva 26 anni, quando a circa 90 metri di profondità le reti incappano in un ostacolo. La barca improvvisamente si capovolge e Cosimo Troiano rimane imprigionato all'interno. Il suo corpo verrà recuperato dai sommozzatori del Consubi della Marina Militare 4 mesi più tardi. Cosa fanno i sub del Consubi? Girano anche un filmato a 90 metri, filmano i container e questo filmato rimane in un archivio dimenticato. Questo è soltanto un esempio. Potrei parlarvi di altre navi, di altri riferimenti. La sua barca, l'Orca Marina, è affondata, pescavano a strascico. Mare, calma, piatta. Era il 1998, marzo. Una serata ideale per pescare a strascico.